Questo è un oggetto, normalmente avevano quasi tutti i soldati, questo è austro-ungarico, fabbricazione austro-ungarica. Avevano questo oggetto per illuminare la sera, per vedere qualcosa, cosa mangiavano, soprattutto cosa mangiavano nella loro gavetta. Una lanterna per dare un po' di luce alla vita in trincea. Ritrovata in una soffitta dopo oltre 50 anni di oblio, mostra la fame di chi la Grande Guerra voleva dimenticarla. Si apre, così, al libro, diciamo così, viene chiusa, qua viene messo la candela. Non so che indesse l'assalto con questi, non davano l'assalto. Questa penso che sia roba praticamente di retrovie, non proprio in prima linea. Fa specie sentire gli scatti delle cerniere e toccare le lamelle d'ottone e questi vetri, pensando a chi utilizzando la sua luce riusciva a mangiare, ma anche scrivere e forse leggere qualcosa. È perché questa è pieghevole. Pieghevole e in ottone. Un oggetto che racconta di come in quel tempo ogni tecnologia, dalla più semplice a quella più sofisticata, fosse pensata per la guerra e per i soldati. Si adattava molto bene alle cose rento sul zaino, praticamente, per prendere poco posto sul zaino, soprattutto. Alla fine era quello il scopo, prendere poco posto sul zaino, perché i soldati sul zaino avevano il loro corredo. E vedere come a distanza di un secolo questa lanterna continua ad essere efficiente, ad aprirsi e comporsi in pochi e semplici movimenti, dà il senso della cura, anche nei particolari, per gli oggetti a corredo di chi combatteva. Ma perché noi dobbiamo ricordare con questi oggetti, secondo lei? Perché se non altro ci trasmetteremo di tutto. Praticamente, come diceva prima, le grandi imprese, i sacrifici umani diventano inutili solo quando li si dimentica.